Donegno, oggi è il gran giorno, è il giorno in cui tutti noi vediamo il risultato e l'inizio di un percorso, ma per arrivare qui è stato un percorso lungo, sono stati fatti tanti sacrifici e forse oggi è il giusto premio a questo nuovo inizio. Certamente un percorso lungo e difficoltoso, perché comunque siamo in Calabria e si sa che in Calabria è tutto sempre più difficile, ma grazie ai ragazzi e ai volontari dell'Associazione San Benedetto Abate, che ce l'hanno messa davvero tutta, grazie al comitato scientifico, grazie a tutti gli amici, ecco, siamo arrivati a questo piccolo traguardo, che è un punto di inizio ovviamente, perché il percorso è molto lungo, il progetto è certamente ambizioso, ma crediamo che sia un progetto davvero importante e per alcuni aspetti anche rivoluzionario, perché ci proietta ben oltre la Calabria, vogliamo raggiungere anche parti dell'Europa, giovani universitari, e farli confluire qui per dar loro la possibilità di frequentare questo luogo, che è un luogo di ricerca, di memoria e di impegno, intitolato Rossella Casino, una studentessa di Firenze che, come vedremo questa sera, grazie al suo amore ha sfidato l'Andrangheta, e questo amore ancora resiste, ancora vive, perché la figura di Rossella è presente in mezzo a noi, vive in mezzo a noi. I suoi barbari assassini saranno persi nel nulla, la sua testimonianza e il suo esempio rimane, ed è frutto anche della sua bella testimonianza tutto questo che vedremo questa sera, a partire da questa sera. Primi impegni, prime idee, primi lanci? Un percorso di formazione per gli insegnanti, subito dopo inizieremo anche un percorso di formazione per i pubblici dipendenti nell'ambito sanitario, perché è un ambito molto importante e molto bello anche quello. Per cui, ecco, i primi due corsi che attiveremo saranno questi, poi grazie all'università attiveremo altri corsi.